Il continente africano è un continente affascinante e misterioso, con la sua ricca cultura ancora in gran parte sconosciuta. È il secondo più grande e popoloso continente dopo l'Asia e occupa più di 30 milioni di chilometri quadrati e il 20% della superficie terrestre. Conta circa 1,4 miliardi di abitanti e detiene il Guinness dei primati per la popolazione più giovane tra i continenti, con un'età media tra i 19 e i 19 anni e mezzo. Nel corso della storia è stato chiamato con vari nomi, come Corfie, Ortigia, Libia, Etiopia e, naturalmente, Africa. Ma cosa sappiamo davvero dell'Africa? Seguitemi un attimo. L'origine del nome Africa è intrisa di storia antica, radicata nelle lingue e nelle culture dei popoli che hanno interagito con il continente nel corso dei secoli. Non esiste un singolo individuo o momento specifico che abbia dato il nome all'intero continente. Piuttosto il termine ha una storia complessa e variegata. La parola Africa è comunemente associata al termine latino Afer, utilizzato dai romani per designare gli abitanti dell'Africa settentrionale. Tuttavia, questa spiegazione è solo una parte della storia. Gli antichi greci, influenzati dai contatti commerciali e culturali con le civiltà africane, utilizzavano il termine Libia per indicare il continente, soprattutto l'area nord-occidentale. Il nome potrebbe anche derivare dalla parola fenicia Afar, significante polvere, e forse associata alla sabbia bianca del deserto del Sahara. Afri, un termine latino usato per gli abitanti dell'Africa settentrionale, si riferiva invece alle terre a sud del Mediterraneo. Questo nome era collegato alla parola fenicia Afar o alla parola berbera Ifran, che significa grotta. La parola Africa sembra essere stata utilizzata per la prima volta, quindi, dai romani per riferirsi all'impero cartaginese in Tunisia. Dopo la conquista romana, il controllo amministrativo portò alla divisione del Nord Africa in Africa Pro Consularis e Africa Nova. Nonostante gli storici concordino sul fatto che Africa inizialmente si riferisse al Nord Africa e solo successivamente all'intero continente, le origini del nome rimangono oggetto di dibattito, evidenziando come la nomenclatura di una vasta regione come l'Africa sia il risultato di molteplici influenze linguistiche e culturali. Per quanto concerne l'antico toponimo Africa, diverse ipotesi etimologiche sono state avanzate nel corso del tempo. Giuseppe Flavio, storico del primo secolo, sostenne che il nome derivasse da Efer, nipote di Abramo, i cui discendenti avrebbero invaso la Libia. Isidoro di Siviglia, nel VII secolo, suggerì un'etimologia latina associando Africa al termine Aprica, che significa soleggiato. Nel 1881 Massey ipotizzò che il termine derivasse dall'egiziano Af-Rui-Ka, traducibile come volgersi verso l'apertura del Ka, indicando un luogo di nascita o un grembo materno. Per gli egiziani, l'Africa sarebbe quindi stata la culla dell'umanità. Michel Fruit, nel 1976, collegò la parola latina con Africus, inteso come vento del sud. Robert Stieglitz, nel 1984, invece avanzò l'idea che il nome Africa derivasse dal latino Afir Ik A, associandolo all'ebraico Ofir, che significa ricco. Ibn Kaldikan e altri storici sostengono che il nome derivi da Afrikin ibn Qais ibn Saifi, un re imiarita noto anche come Africus figlio di Abramo, che avrebbe sottomesso l'Ifrichia. Un'ulteriore interpretazione, come ho già detto nell'introduzione, propone che il termine Africa fosse in origine utilizzato dai romani per indicare il popolo degli Afri nell'Africa settentrionale. Ma qual è quindi la verità? Tutte le spiegazioni e le nomenclature precedenti sono molteplici,
ma hanno tutte quante una cosa in comune. Sono invenzioni di popoli che l'Africa l'hanno conosciuta da studiosi, o peggio, da colonizzatori. Allora, qual era il nome originale dell'Africa? Diversi testi, soprattutto moderni, riportano studi sui nomi nativi dell'Africa. Ad esempio, possiamo trovare questo genere di studi nel libro Kemetic History of Africa del celebre e defunto storico senegalese, il dottor Cheikh Anta Diop, o negli scritti di Motosoko Feko, uno studioso di storia africana. Da questi si evince che uno dei nomi con i quali era conosciuta in antichità era Alkebulan, una parola che si traduce in madre dell'umanità o giardino dell'Eden. Questo termine è di origini africane indigene e ha radici profonde nella storia del continente. Gli antichi popoli che abitarono la regione, tra cui i Mori, Nubiani, Numidi e quelli dell'impero cartaginese, utilizzavano Alkebulan per identificare il loro territorio. Verso la fine del XVII secolo, durante le esplorazioni europee, il nome Africa sostituì gradualmente Alkebulan, processo aiutato anche dal fatto che gli europei preferivano naturalmente i termini latini. È interessante però notare che molti dei nomi assegnati al continente, compreso Africa, erano in realtà riferiti solo a porzioni limitate del territorio e che il cambio di denominazione rispecchia totalmente le influenze culturali e linguistiche dell'epoca. Gli attuali sforzi di ricerca tentano di tracciare le origini della parola Alkebulan facendola risalire a diverse lingue coloniali, con alcuni studiosi che la collegano al greco, altri al latino, altri ancora all'arabo e così via. Tuttavia l'etimologia del termine rimane incerta, poiché mancano documentazioni esaustive. Nonostante ciò, le tradizioni orali delle popolazioni africane coinvolte suggeriscono che il nome Alkebulan risalga a epoche precedenti alle prime colonizzazioni del continente, sia dall'est che dal nord, emergendo come uno dei nomi autoctoni ancora riconosciuti oggi. Perché vi ho raccontato questo fatto? Ve l'ho raccontato solo per dirvi di non fermarvi ai racconti superficiali e soprattutto di non fermarvi ai racconti coloniali. Non avevate mai pensato che l'Africa avesse un nome precoloniale? Bene, ora lo sapete. Bella per voi.